giù le mani dalle case popolari, spireremo per le vie del nostro quartiere per dimostrare la voglia di difenderlo a tutti i costi. Stiamo sfilando per le nostre case, continuiamo questa lotta in maniera pacifica, stiamo dimostrando che non abbiamo intenzione di fermarci, stiamo dimostrando che siamo pronti al dialogo, stiamo dimostrando che vogliamo avere un tavolo su cui trattare i nostri problemi, stiamo dimostrando che siamo pronti ad avere una conversazione, saremo altrettanto pronti a difendere le nostre case con gli altri mezzi. Stiamo girando per le vie del Tufello per il diritto alla casa. Come è stata costruita questa manifestazione? Sono mesi che facciamo assemblea pubblica nel territorio, questo è il primo corteo dopo i blocchi stradali a Porta Pia, perché si è attivato una rete di cittadini e cittadine che abitano nelle case popolari, che hanno diritto a stare nelle case popolari, regolari anche, che con l'articolo 3 del decreto Lupi convertito poco tempo fa, perderebbero il diritto alla casa. Lei abita in questo quartiere, signora? E ha una casa popolare da tanto tempo? 50 anni e gliela vogliono vendere? Così dicono, ancora la lettera non ci è arrivata, però il decreto Lupi è quello. E pensate che vi mandino fuori Roma? Così dicono, però speriamo di no. Voi pensate che riuscirete a organizzare una forza non solo dentro questo quartiere? Speriamo, io me lo auguro. È quello che volete fare, insomma. Certo. È una manifestazione isolata in questo municipio o anche negli altri municipi si sta nascendo la mobilitazione? Piano piano sta nascendo, questo indubbiamente è un territorio, il Tufello, specialmente questo quartiere, è più incline, è più predisposto a questo perché ha storicamente un'edilizia popolare molto diffusa e quindi qui il problema si sente molto forte. Ci sta anche il problema degli irregolari, a cui però non si dà mai una risposta, perché ci sta gente che non può pagare un affitto, ci stanno persone che non hanno le possibilità e gli viene tolta comunque casa, e se la prendono perché effettivamente non si può andare a vivere sotto un ponte, bisognerebbe garantire determinate cose, ricominciare con l'edilizia popolare, chiedere le compensazioni a questi costruttori che invece lucrano e basta, speculano e basta. Giù! A tutte le persone che andiamo a discendere e partecipare a questo corteo, un corteo che è vostro, un corteo che è nostro, che è di tutti, che è a difesa dei diritti di tutte le persone di questo quartiere, un quartiere con la sua storia, con il suo tessuto sociale importante, un quartiere che è stato protagonista di tante battaglie per il bene comune. L'acqua l'abbiamo difesa con il referendum del 2011, che intendiamo ancora difenderla, la stiamo difendendo contro gli stacchi, perché oggi Acea ogni giorno distacca l'acqua in situazioni di grande disagio sociale, e per questo abbiamo costituito qui a Roma come coordinamento romano acqua pubblica i gruppi di allaccio popolare. Con i gruppi di allaccio popolare intendiamo riprenderci quello che è un diritto inalienabile, il diritto all'acqua pubblica, un'acqua pubblica gestita dal basso con la partecipazione diretta alla gestione da parte dei lavoratori di Acea. Ci sono nuovi appuntamenti, prossimi appuntamenti già per la città? Ancora no, ancora adesso vediamo con questo congelamento del decreto Lupi, che da ultime dichiarazioni sembrava soltanto lo specchietto per allodole di un tavolo che abbiamo ottenuto col blocco stradale a Porta Pia. Era stato promesso questo congelamento, ma si sa che i congelamenti poi alla fine servono soltanto per prendere un po' di tempo, ma quando per la volontà politica torna e torna forte di speculare, di lucrare sul patrimonio pubblico, si tornerà a parlare di questo decreto. Noi vogliamo il ritiro immediato di questo decreto, che è un decreto infame, che ha soltanto ripercussioni negative nei confronti degli ultimi che già stanno pagando questa crisi e che non l'hanno generata. Perché la casa è un diritto di tutti, qui già non c'è lavoro, non c'è manco una casa, è brutto, dovrebbero fare altre costruzioni, i soldi qui si mangiano.